5 cittadini romeni, tutti maggiorenni, il più grande di 34 anni, dormivano nel cuore della città, sotto i portici di un palazzo di Via Volontari della Libertà, nel quartiere Torrione, a Salerno. Tra loro c'erano due donne. All'alba gli agenti della Polizia Municipale del Nucleo Operativo Prevenzione Reati e Decoro Urbano, diretti dal tenente Carmine Novella, in collaborazione con gli ispettori ambientali comunali, hanno sorpreso i cinque mentre dormivano in condizioni davvero disumane. I residenti avevano segnalato da tempo la loro presenza, preoccupati anche dall'incremento di furti e scippi registratisi in zona negli ultimi tempi. Non a caso alcuni di essi avevano precedenti per reati specifici e non solo, tutti erano inottemperanti o al foglio di via obbligatorio dal territorio nazionale o al divieto di ritorno in città. Sono stati denunciati per invasione di terreni. Bivaccavano in zona rendendo l'aria impraticabile e maleodorante, alimentando così la preoccupazione degli abitanti che spesso per paura evitavano di transitare per quella strada dove tra l'altro ci sono alcune attività commerciali. Sempre all'alba un altro controllo è stato effettuato sulla spiaggia antistante l'ex ostello. Proprio sull'arenile, in un alloggio di fortuna ricavato con due imbarcazioni, dormiva un cittadino romeno, anche lui identificato. In passato, in questa stessa area, sono stati sorpresi ed allontanati molti cittadini extracomunitari senza alcuna dimora che vivevano in condizioni disperate. Il Nucleo Operativo di Prevenzione Reati e Decoro Urbano sta da tempo operando sul territorio con l'obiettivo di allontanare i cittadini irregolari che dormono in alloggi di fortuna e chiedono costante collaborazione ai cittadini salernitani nella segnalazione di aree occupate da senza fissa dimora.